però. E ne passa un altro. Vabbè, ma oggi è così. No, aspetta, scusa, cos'è successo? Ce la posso fare, eh? Paolo Tommaso, che romanticone. Perdonate se ho cannato la pronuncia, abbiate pazienza. Ciao rockers, buongiorno, buonasera, io sono V e questo è un nuovo video. Siamo agli sgoccioli e nella notte tra questa domenica e questo lunedì arriva la tanto attesa notte degli Oscar e scopriremo infine quali sono i vincitori e i vinti di questa 94esima edizione. Vi ho già parlato di alcuni dei candidati in altri video e se volete potete recuperarveli o controllare se ho già parlato del vostro candidato preferito in una playlist dedicata che vi lascio qui a schermo e anche in info box. Per tutte le persone che mi seguono assiduamente anche su Scream Week, se rockers, arriverà anche il nostro tradizionale commento al vetriolo sui look del red carpet, come sempre sul canale di Scream Week appunto. Quello però lo troverete online venerdì 1 aprile e se, mentre guardate questo video, è già il 1 aprile o oltre, beh allora lo troverete linkato in info box. Io però, se fossi in voi, per non perdere la priorità acquisita, mi iscriverei direttamente al canale di Scream Week. Oggi vorrei dedicare 4 mini review ad altri 4 film che candidati ed in particolar modo che sono usciti durante questo mese, il mese di marzo, tra cinema e on demand, così che potete già trovarli disponibili e recuperarli. Devo essere sincera, in questo caso il nostro consueto appuntamento che si chiama Top e Flop, beh, risente dei flop, perché parlando dei film degli Oscar è difficile che ci siano poi tutti sti flop, no? E infatti ve spoilerò già che vi troverete davanti a 4 top. Però sono tutti molto diversi tra loro e quindi comunque ci sta che possano essere di vostro gusto oppure no, ci sta che per voi possano essere più top o più flop, ma certamente restano tutti film di ottima qualità e che hanno qualcosa di interessante da raccontarci. Come sempre in info box trovate i minutaggi cliccabili che vi consentono di saltare da una mini review all'altra con un click, nel caso siate più interessati a un film invece che a un altro, ma vi ricordo che il mitico algoritmo dell'imperatore YouTube ha più simpatia per i miei video se vengono guardati integralmente. Potete d'altronde sempre guardare il film che vi interessa e poi rimettere il video da capo e mollarlo aperto o arrollare in muto mentre voi siete altrove. Oppure ci sono altri modi in cui potete supportare il canale, ad esempio condividendo, commentando o mi piacendo, o se volete slash potete fare di più, offritemi un caffè o un frappuccino su Ko-fi, oppure sul sito pumpling.com di cui indosso come sempre una t-shirt, oggi a tema apprendista stregone, usate il codice BROCK al checkout, lo trovate in info box e io vi regalo su qualsiasi acquisto un par di pedalini. E infine c'è il mio fumetto, Il migliore dei mali. Non l'ho disegnato, ma l'ho scritto ed è un'avventura di fantascienza spielbergiana ambientata nell'Italia degli anni 90, con protagonisti un gruppo di ragazzini. Vi parlo sempre delle storie dell'arte, dice magari ne volete leggere una scritta da me. Prego. Sigla! Il primo film di cui vorrei parlarvi è Nightmare Alley, la fiera delle illusioni, che aveva fatto il suo esordio al cinema il 27 gennaio, ma è approdato proprio in questi giorni nel catalogo di Disney Plus. Si tratta di un thriller drammatico a tinte noir, tratto dall'omonimo romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham, che ha già visto un adattamento cinematografico nel 1947, diretto da Edmund Golding. Il suo adattamento del 2021, invece, è diretto da un regista che conoscete bene e che so che vi piace tanto, ovvero Guillermo del Toro. Del Toro ha curato anche l'adattamento della sceneggiatura e per farlo accanto a sé ha voluto la sceneggiatrice Kim Morgan. Il cast è decisamente stellare e include Bradley Cooper, che interpreta il protagonista delle vicende, affiancato da Kate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe, Ron Perlman e altri. Se amate il mood estetico di Del Toro, questo film non vi deluderà, perché oltre ad esserci uno studio dell'architettura e arredamento degli anni 40, che è un piacere per gli occhi, non manca l'integrazione con l'angoscia e l'inquietudine a tratti horrorifiche del mondo di Del Toro, che ci regalerà anche un paio di scene gore. Un dettaglio della scenografia, per esempio, che io ho amato particolarmente sono le pareti dello studio della dottoressa Ritter, che mostrano delle forme astratte nella radica che ricordano le macchie di Rorschach. La trama letterale vede per protagonista
Stan, un giostraio che ben presto diventerà illusionista e poi mentalista e che ha una grande capacità manipolativa che usa a suo vantaggio nel bene e nel male soprattutto e che presto, sfuggendogli di mano, lo farà precipitare nell'angoscia e nella disperazione più profonde, incontrandosi e scontrandosi con molti altri personaggi caratteristici, tra cui un'enigmatica psichiatra forse più abile di lui nella controversa arte della mistificazione. Ma di cosa parla questo film in realtà? Da questo momento in poi vedrò alcune cose che possono essere considerate spoiler. In realtà non saranno tanto spoiler degli eventi in sé della trama, quanto del sottotesto di una possibile chiave di lettura. Ma se non l'avete visto e volete arrivare completamente vergini al film, vi suggerisco di skippare alla prossima mini review. La storia è costellata da simboli biblici come il profeta Enoch, di cui viene utilizzato il nome per una particolare creatura. Troviamo anche neon a forma di croce cristiana nella scenografia. Il nome Lilith viene invece utilizzato per la psichiatra, una figura corrotta e corruttrice e via dicendo. Ma la lettura che mi interessa di più dell'opera non è tanto quella biblica, ma quella psicanalitica, verso la quale abbiamo altrettanti riferimenti, da quelli più plateali, come le sedute messe in scena tra la dottoressa Ritter e Stan, a quelli più impliciti, come l'aspetto di Richard Jenkins nel ruolo di Ezra Grindel, che riprende quello di Sigmund Freud. Ma non mancano la lotta e l'amore tra Eros e Thanatos nelle manifestazioni dell'io, l'esse e superio. Nel film c'è questo scontro costante tra mentalismo e spiritismo, tra divino e terreno, tra padre e figlio, divinità e umanità, tra il cinismo di chi usa i mezzi ingannevoli per far credere di leggere la mente o invocare uno spirito e l'illusione di chi ci crede fermamente. Questo film è realmente una fiera di illusioni e le illusioni, ci dice, uccidono. Tutti i personaggi che si lasceranno incantare da un'illusione, qualunque essa sia, avranno un destino punitivo. Con il personaggio della psichiatra si entra in concetti molto freudiani di una femminilità vendicativa che si è sentita umiliata nella scena della pistola in borsetta, che finirà presto per usare come arma offensiva per riparare quello smacco. Sono abbastanza potente ora, risponderà al personaggio contro cui la punterà. Con lei quindi si esplorano i concetti obsoleti ma storici e di matrice freudiana, appunto, di donna come mascolinità castrata, soggetta a un'invidia del pene che nel film risana con l'uso dell'arma da fuoco come sostituto fallico e che diventa minaccia per il maschile perché si riappropria in un certo senso del genitale perduto usandolo contro l'uomo. E il nostro protagonista non se la cava tanto meglio, è un disonesto, un imbroglione, ma uno che le illusioni le crea senza pietà per nessuno, però non è mai vittima. Eppure sarà proprio lui a chiudere il cerchio. Tutti in questo film si sono illusi di qualcosa e alla fine ci accorgeremo che nemmeno lui, che tanto si credeva furbo, l'ha fatta franca. Illuso infatti è di sfuggire alle sue origini, al suo passato, illuso di fuggire alla profetica figura paterna, una figura profetica in quanto la sua vita si dimostra profezia del destino segnato di Stan, che cerca di sfuggire al terrore di essere come lui, di finire come lui nel costante disperato tentativo di distanziarsene. Ma senza rendersene conto, Stan, nel fare tutto ciò che è in suo potere per non diventare come suo padre, farà invece proprio tutto ciò che serve per essere come lui, verso un finale straziante in cui restare in vita è peggiore della morte, perché ormai Stan, e ce lo dice con quella raggelante risata finale, è finalmente consapevole di non avere scampo a quello che è il suo destino ineluttabile, il rimettere in scena in se stesso la storia paterna. Stan si è illuso forse dell'illusione più grande, quella di emanciparsi dal suo quadro familiare evitandolo, rimuovendo, cancellando il trauma invece di affrontarlo, e sarà proprio questo evitamento che lo renderà cieco e che lo condurrà nell'opposto di quello che era la sua volontà, finendo per fargli rimettere appunto in scena tutto ciò che del padre aveva rifiutato e odiato. È proprio lui infatti alla fine l'uomo bestia che ci fa pena e orrore come all'inizio del film. Nightmare Alley è un viaggio da incubo nella psicanalisi, ma io l'ho trovato un film davvero interessante. Agli Oscar è candidato per miglior film, fotografia, costumi e scenografia. Staremo a vedere se riuscirà a prendere qualche statuetta. In ogni caso, per me, un top.
top. E in quanto ad angoscia passiamo dalla padella nella brace, perché ora vi voglio parlare di Spencer, uscito nelle nostre sale il 24 marzo. Biopic drammatica dedicata all'iconica e intramontabile figura di Diana Spencer, diretta dal regista cileno Pablo Larraín e scritta da Steven Knight. Nel video sul film Pixar Red vi parlavo del perché è più raro che l'esperienza femminile venga raccontata realisticamente da autori uomini rispetto a quanto invece riescono a fare le autrici donne con l'esperienza maschile. Non mi metto ora qui a rispiegare, a vedere tutto perché, per come, varie dinamiche eccetera, nel caso ve la andate a recuperare nel video su Red. Ma ricito questa cosa perché voglio evidenziare invece che in questo caso è stato fatto un ottimo lavoro nella rappresentazione del femminile anche da due autori uomini. Ci troviamo anche in questa occasione davanti a un viaggio dell'eroina e quindi, come dicevamo sempre in Red, ma ve ne ho già parlato anche in altri contenuti, con un viaggio rovesciato rispetto al viaggio dell'eroe. Infatti mentre il primo i suoi ostacoli li incontra al di fuori del nido, quindi il suo percorso è in avanti, in ascesa, dopo aver ricevuto la chiamata all'avventura e durante anche l'avventura stessa, l'eroina invece ha una sorta di percorso inverso, interno, in discesa. Infatti deve prima tornare indietro e spezzare le catene di genere del nido e poi arriva la chiamata all'avventura, e anzi la sua chiamata all'avventura è spesso proprio coincidente con la lotta contro il nido d'appartenenza che deve sconfiggere prima di riuscire a uscire e andare in ascesa, percorso che nell'eroe è strutturato diversamente. Ma ricordatevi, non a tutte le eroine viene applicato questo viaggio, spesso infatti è utilizzato anche per le eroine il viaggio dell'eroe. Ma non è questo il caso, qui abbiamo una Diana che è letteralmente segregata, intrappolata nel nido, nella casa, nella famiglia e in lotta costante per raggiungere l'emancipazione. Il sottotesto di Spencer, infatti, è il classico racconto in cui la protagonista femminile deve lottare per conquistare emancipazione e libertà rispetto alle costrizioni sociali e di genere, come abbiamo visto anche in molte altre rappresentazioni. Ma nonostante la storia sia un'occasione per parlare di emancipazione femminile e il punto di vista sia fortemente filtrato dal personaggio di Diana Spencer, il tutto è declinato in un contesto che è costrittivo in realtà senza distinzione di genere, ovvero quello della famiglia reale, e vedremo infatti anche il principe Carlo non passarsela poi tanto meglio. Però in questa occasione non è il focus, ci interessa relativamente perché il film è interessato al female gaze, allo sguardo femminile e in particolare a quello di Diana. Guardando Spencer c'è una cosa che dovete tenere a mente dal primo minuto di film e viene proprio scritta a chiare lettere come disclaimer iniziale: una favola da una tragedia vera. Il film infatti non è interessato a ricostruire i fatti come in un documentario, ma diciamo che partendo dai fatti e concentrandosi solo su uno spaccato di vita, nel particolare i giorni di Natale, romanza una favola tragica, con un finale però carico di speranza e che ci ricorda che nonostante conosciamo come è finita la vita di Diana, lei la libertà l'aveva conquistata ad un certo punto, ce l'aveva fatta spezzare le catene, a divorziare, lasciare la soffocante vita di corte e iniziare il principio di una nuova vita. C'è stato un momento in cui Diana ha vinto contro il mondo che la opprimeva. Ho trovato molto bello che il film si focalizzasse su questo aspetto e non sul tragico incidente e i dettagli pruriginosi vari ed eventuali. Spencer è un film infatti che, come dicevamo, utilizza come pretesto il personaggio di Diana Spencer per parlare di emancipazione femminile. Ed è un film che a tratti gioca anche con il surreale, è onirico, angosciante, claustrofobico, è un incubo, è horror in tutte quelle sequenze che hanno a che fare con le case disabitate, la sua dimora, ma anche la dimora reale, in cui lei e Anna Bolena si aggirano come fantasmi e fantasma è la sua infanzia svanita nella sua vecchia casa. Tra l'altro, non so se avete avuto questa suggestione, però io ho trovato dei richiami a The Others di un altro grande regista cileno, ovvero Alejandro Amenábar. Ad esempio, nella scena in cui Diana gioca con William e Harry al buio con solo le candele accese, che ricorda molto le scene con Nicole Kidman e le candele, il buio della casa e i suoi due bambini. E uno dei temi l'abbiamo visto, ma ce ne sono altri altrettanto potenti e centrali come quelli legati ai disturbi mentali e alimentari: depressione, senso di persecuzione, allucinazioni e bulimia. Il film non ci va edulcorato nella rappresentazione e ci mostra quanto la corrosione della propria sanità mentale sia spesso legata a fattori ambientali, dove viviamo, come viviamo, chi abbiamo o peggio non abbiamo vicino. C'è tanto vuoto in questo film, grande, enorme senso di vuoto e solitudine. Diana sembra sempre sola in spazi enormi, sembra lontana,
una distante anni luce dal centro della famiglia. Ho apprezzato come viene dipinta la fragilità di Diana, perché la rende tutto tranne che debole, tutto tranne che matta. Anzi, le sue motivazioni sono perfettamente contestualizzate e comprensibili per il pubblico, tanto che ti portano a pensare: mio Dio, se fosse toccato a me avrei dato di matto molto peggio di così. Quegli squilibri non squilibrati ma calibrati rispetto alla sua esperienza sono il propulsore che la fa lottare, che le fa battere i piedi e le mani sul tavolo da biliardo. Sono ciò che poi alla fine la portano a sopravvivere. Come quando parlavamo del Batman di Reeves, no? È quando sei più debole che paradossalmente sei più forte. I muri hanno le orecchie, viene detto, l'ipercontrollo e il giudizio della casa reale sono costanti e soffocanti durante tutta la pellicola, e l'ipercontrollo di Diana gli si contrappone come una sorta di forma di difesa irrazionale e disperata attraverso il suo disturbo alimentare. Alcuni disturbi alimentari infatti hanno una matrice di questo tipo: quando senti di non avere nessun controllo sulla tua vita e su ciò che ti accade intorno, l'unica cosa che puoi controllare è il tuo corpo, il tuo aspetto, il tuo peso attraverso il cibo, e farlo diventa un'ossessione e una necessità. Il film si concentra molto su questo e rende il cibo, l'abbigliamento e il peso tre perni saldi e strumenti di ulteriore oppressione per Diana, che si contrappongono poi alla scena finale del fast food, fortemente significativa come metafora di liberazione. Mi sento di dirvi però che se avete o avete avuto problemi alimentari, questo film potrebbe essere un trigger, quindi tenetene conto prima di guardarlo e magari evitatelo, oppure trovate lo stato d'animo giusto prima di affrontarlo, ecco. Mi è piaciuto molto il modo tanto semplice quanto efficace in cui viene sbloccata la spirale di angoscia e alterazioni mentali che sta distruggendo Diana e, senza farvi spoiler, è legata ad una dimostrazione autentica d'amore, qualcosa che Diana sembrava aver dimenticato e che altre figure hanno contribuito a farle dimenticare, ma che le ricorda come, guardandosi in uno specchio, di amare se stessa. È anche una pellicola piena di simboli e, in quanto tale, fortemente cinematografica, che a spiegarla quasi la si rovina. Va guardata, va assaporata e va lasciato alle immagini il compito di arrivare al nostro stomaco. Ma passiamo alle parti dolenti di questo film: l'interpretazione di Kristen Stewart. No, sto scherzando, non ci sono parti dolenti. Premetto che ho visto il film in lingua originale per non perdere nessuna sfumatura e credo che Stewart si sia impegnata davvero con tutta se stessa, e si vede. Non è Diana, infatti non è una copia perfetta nell'aspetto e nelle movenze, come abbiamo visto fare per esempio alla meravigliosa Emma Corrin in The Crown. Senza nulla togliere, infatti, è una delle interpretazioni di Diana che personalmente mi ha maggiormente emozionata. Ma questa qui è la sua Diana, è la Diana di Kristen Stewart, e penso che fosse proprio questo lo scopo della direzione attoriale: non creare una sorta di tale e quale show, ma creare un personaggio autentico a costo di distaccarsi un po' dall'originale, proprio perché usare il personaggio di Diana Spencer è un pretesto per raccontare anche altro. Sinceramente il tale e quale show è spesso divertente, ma questa qui è una scelta che mi è piaciuta di più e ritengo che lei abbia fatto un ottimo lavoro, quantomeno al massimo delle sue possibilità. È vero, in alcune scene è più brava che in altre, funziona di più che in altre, in un paio di scene effettivamente si sente troppo la recitazione, in particolare magari nella prima, quando chiede aiuto nella stazione di servizio e non solo, ma in generale rispetto ad altre interpretazioni veramente non c'è paragone, e credo che sia riuscita a esprimere molto bene le emozioni attraverso il viso e gli occhi e a controllare anche tantissime delle appoggiature gestuali in cui scivola, se non ben diretta. Insomma, per me qui è promossa. Spencer è candidato agli Oscar grazie a Kristen Stewart per miglior attrice protagonista. Siete d'accordo? Prima di arrivare all'ultimo film per oggi, avendo parlato di due pellicole molto belle ma anche molto pesanti, facciamo una sorta di break con un film meritevole ma decisamente più leggero, ovvero Licorice Pizza, uscito in sala il 17 marzo. Ultima fatica del regista Paul Thomas Anderson, che qui lo vede anche sceneggiatore, produttore e direttore della fotografia. Insomma, quasi un one man show praticamente. Licorice Pizza, che si chiama così perché fa riferimento al nome di una nota catena americana di negozi di vinili diffusa negli anni 70, è un romantic dramedy, ovvero una commedia romantica con sfumature drammatiche, interpretata da due protagonisti estremamente interessanti grazie ai volti di Alana Haim, che è principalmente una cantante pop rock nel gruppo Haim, insieme alle sue due sorelle che compaiono nel film come sorelle di Alana, ed è qui al suo esordio sul grande schermo, e Cooper Hoffman, che invece è il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman,
Hoffman, e anche lui credo che sia al suo esordio. Credo che entrambi abbiano fatto un'ottima prova attoriale, e se da Hoffman, in quanto figlio di cotanto padre, in un certo senso uno se lo aspetta, onestamente non conoscevo Alana Haim e solo successivamente ho scoperto essere principalmente una cantante, cosa che mi ha sinceramente sorpreso non poco, perché al contrario sembra invece un'attrice anche con una certa esperienza. Non so se la recitazione esisteva già nel suo percorso di studi, però è evidentemente molto portata. Ma torniamo al film. Dunque, come vi dicevo nel post di ieri, come definire Paul Thomas Anderson se non l'ultimo dei romantici? È esattamente così che me lo immagino, un romantico fino alla fine e nonostante tutto, che decida infatti di trattare l'amore di coppia come nell'incredibile, stupendo Il filo nascosto con Daniel Day-Lewis e Vicky Creeps, o quello familiare come nel mio preferito di Anderson, ovvero Magnolia, l'amore nelle sue opere non può mancare, a patto che sia raccontato nelle sue forme più disfunzionali, imperfette e disorganizzate, che per paradosso però lo rendono più autentico. Anche Licorice Pizza è una love story come Il filo nascosto, ma dal tema, epoca ed età dei protagonisti molto diversi. Gary e Alana, sì, anche il suo personaggio si chiama come l'attrice che lo interpreta, sono due caratteri che appaiono solo superficialmente stereotipici. Lui rappresenta il playboy infantile e lei la donna attratta dagli uomini ricchi e di potere per sistemarsi, ma in realtà l'esplorazione che ne fa Anderson proprio spacca, diciamo, questi trope in mille pezzi come se fossero delle sfere di vetro e va a vedere cosa c'è dentro. Ci accompagna ad esplorarne il tessuto, la fibra, i dettagli che li rendono unici e affascinanti. D'altronde, un'altra delle caratteristiche di Anderson è proprio questa: prendere dei cliché dell'umanità e renderli più veri della realtà, o se volete, al contrario, raccontare delle storie al limite del surreale rendendole brutalmente vere. Questa caratterizzazione approfondita e dettagliata non la riserva solo ai protagonisti, ma lo fa anche con i personaggi secondari. In Licorice Pizza, infatti, non mancano questa sorta di personaggi caratteri, di caratteristiche, nonostante abbiano uno screen time limitato, a volte non superiore a una posa, restano comunque memorabili nella loro bruttura e miseria interiore o nella loro unicità data da un modo di parlare, un atteggiamento, una gestualità, un dettaglio. Alcuni tra i più peculiari in Licorice Pizza sono sicuramente l'attore alcolista interpretato da Sean Penn, il cliché dell'attore egocentrico ed eccentrico che però raccontato da Anderson diventa singolare, o la talent agent interpretata da Harriet Sansom Harris, senza tralasciare uno tra i miei preferiti che ha rappresentato, ovvero la versione di Bradley Cooper del produttore John Peters. Quanto mi ha fatto ridere. Compaiono come poco più che caratteri, maschere, ma così ben congegnati che rimangono simboli indimenticabili di certi tipi di umanità. Anderson me lo immagino anche un po' come il personaggio di Wes Bentley in American Beauty, che riusciva a vedere la bellezza, il fascino, l'attrattiva di qualcosa in soggetti in cui altri non coglievano la stessa intensità, e riusciva anche a catturarlo con la sua videocamera. I volti degli attori, le loro fisicità, la loro estetica è davvero affascinante, perché non appaiono quasi mai bellezze conformi agli standard hollywoodiani, di sicuro non lo sono i due protagonisti, eppure ti godi proprio il culto che ha Anderson per l'apparente imperfezione, senza filtri, senza artefatti, senza patinature, occhi, pelle, carne, rughe, pecche, nei, valorizzati come sarebbe bello sempre vederli in ogni pellicola. Per quanto riguarda invece la narrazione, Anderson è certamente un autore con uno stile ben riconoscibile che include film lunghi, qui ad esempio siamo sulle 2 ore e 13, e intrecci che fanno solo in apparenza giri inutilmente immensi e poi ritornano per semicitare Venditti. Insomma, nei suoi film, e Licorice Pizza non fa eccezione, sembra sempre che si perda nei meandri di racconti superflui per la serie che per arrivare al punto un qualsiasi altro produttore gli avrebbe smontato tutto e tagliato di qua e di là. Insomma, le sue sceneggiature hanno una grammatica e un ritmo tutto loro, quindi capisco che non è un regista che può piacere a tutti e che questo film può risultare anche, non lo so, pesante o magari noioso ad alcune persone in alcuni frangenti, ma provate per una volta a disimparare il rigido e sacrosanto, per carità, schema di narrazione di un film standard, e lasciatevi andare a questa passeggiata esplorativa di un mondo variopinto, strambo, pittoresco, inaspettato, che il regista ha creato per voi. Perdetevi nel world building, se vogliamo, immenso che ha costruito e che rende tutto incredibilmente immersivo, e godetevi questo paio d'ore dentro la pellicola, come se foste osservatori silenziosi di un mondo parallelo da lui orchestrato. Non cercate di andare subito al punto, di capire immediatamente dove vuole arrivare, lasciatevi guidare senza resistenza,
distanze verso tutte le sue fermate e apparenti perdite di tempo. Forse così alla fine potreste scorgere l'incantesimo del film. I film di Anderson, lo so, o si amano o si odiano, ma io non riesco a non trovare commovente il modo in cui fa nascere i fiori dal cemento. Mi piace davvero tanto come ti fa fiorire l'amore, in qualsiasi forma, anche nelle situazioni più disparate, al limite, esasperate, disfunzionali, anche tra i casi umani più inimmaginabili. E in questo film in particolare ho trovato splendido, davvero tenero, il messaggio di fondo, tanto semplice quanto disperatamente romantico. Licorice Pizza, infatti, alla fine dei suoi giri di giostra, non vuole raccontare altro che di Alana e Gary, due giovani degli anni 70 che si affannano nel loro contesto, con i loro mezzi, con i loro pregi e difetti, a trovare a tutti i costi il proprio posto nel mondo, anche scontrandosi aspramente, fino a capire che il loro posto nel mondo non lo troveranno al di fuori, ma l'uno nell'altra. Paolo Tommaso, che romanticone. E Licorice Pizza è candidato agli Oscar come miglior film, regia e sceneggiatura non originale. E chiudiamo con il mio film preferito tra quelli che vi ho portato oggi. Insomma, per me questo è un po' il dulcis in fundo, però vi avverto, il mood torna cupo, molto cupo. Questo film mi ha fatto veramente piangere come una neonata, quasi dall'inizio alla fine, e mi ha coinvolto emotivamente in una maniera devastante. Si tratta di Flea, uscito nelle sale italiane il 10 marzo. Film danese, diretto dal regista danese Jonas Poher Rasmussen, perdonate se ho cannato la pronuncia, abbiate pazienza, e scritto sempre da lui assieme ad Amin, il protagonista del film, di cui non ci è dato sapere il nome e cognome per proteggere la sua identità. Flea infatti è un documentario, ma ha l'unicità di essere un documentario d'animazione. Per questo motivo è candidato nella categoria miglior film d'animazione agli Oscar. La storia di Flea è presto preannunciata dal titolo stesso, significa fuggire. La storia parla di Amin, un uomo di 36 anni che vive a Copenaghen in Danimarca. È un docente universitario e sta per sposarsi con il suo compagno. Il compagno di Amin ancora non sa fino in fondo quanti segreti e quanto dolore si porta dentro Amin dal suo passato traumatico e soprattutto quanta fatica fa a parlarne, a condividere, per molte e valide ragioni. Amin però è arrivato a una consapevolezza, capisce che è il momento di aprirsi, di condividere la sua verità, perché desidera e ha bisogno finalmente di tornare a fidarsi di qualcuno, a fidarsi degli altri. E un po' anche così nasce questo documentario, che racconta la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua gioventù, passate in fuga da un Afghanistan in pieno e invivibile tumulto, verso l'Europa, simbolo e speranza non solo di una nuova vita, ma proprio di sopravvivenza. Qui non si parla di emigrare da casa propria per il desiderio di conoscere una nuova cultura, ma proprio di una questione di vita o di morte, sua e della sua famiglia. Laddove vengono ricostruite le tappe del viaggio e la famiglia di Amin, il racconto ci mostra delle sequenze animate, ma alterna vere immagini di repertorio di guerra e di altri luoghi in cui Amin è passato, tra cui immagini anche estremamente crude, senza mai però scadere nella pornografia della violenza. Potreste pensare che usare l'animazione e non degli interpreti come attori, in carne ed ossa per esempio, possa mettere una distanza in più nella fruizione dell'opera o, non lo so, minimizzare gli eventi, e invece scoprirete che fa l'esatto contrario. Le immagini animate servono per ricostruire il passato e per nascondere la vera identità di Amin, ma la sua vera voce la possiamo ascoltare non filtrata dall'interpretazione di un attore. L'animazione inoltre contribuisce a non farci distrarre dalla fotografia, scenografia, musica, recitazione, che rischierebbero magari di farci perdere il senso di realtà, di farci sembrare tutto un film, e invece ci permette di mantenere il focus sul fatto che ciò che vediamo narrato non è una messa in scena, non è qualcosa di tratto da una storia vera ma romanzato, ma invece si tratta della verità raccontata proprio in prima persona da chi l'ha vissuta sulla propria pelle. Il film è straziante, al tempo stesso è una celebrazione della vita, della libertà, della speranza, della forza, dell'umanità, che si contrappone alla bestialità. Una dicotomia che però non dobbiamo mai dimenticare fare parte della stessa matrice, la nostra. Il tono del documentario è asciutto e diretto, non è mai pietista o lacrimevole, è lucido e veritiero e restituisce una grande dignità a persone a cui è stato strappato tutto da un giorno all'altro. Persone che la narrazione occidentale spesso ci fa immaginare quasi come se fossero, non lo so, di un'altra specie, alieni, e invece sono noi, sono persone nate e vissute sotto lo stesso cielo, solo in una terra diversa. Amin è praticamente un mio coetaneo e mentre io guardavo Bim Bum Bam al sicuro nel mio paese, lui viveva un orrore che non si augurerebbe al peggior nemico ed era costretto a prendere decisioni che sarebbero difficili anche per un qualsiasi adulto, come chiedersi a chi dei suoi familiari
salvare per primo la vita in caso di naufragio. Ho trovato davvero interessante il fatto che sia un uomo omosessuale a raccontare la propria storia, ma che al tempo stesso il suo orientamento non è il focus attraverso cui viene filtrato tutto. È presente, ha senso, fa parte di lui, ma non è il centro. È interessante perché di solito le storie che vengono presentate come LGBT, soprattutto quelle che si rivolgono anche ad un pubblico etero, devono sempre passare per quasi la feticizzazione del calvario che deve attraversare chi fa parte della community. Ci sta anche rappresentare le differenze di esperienza e di trattamento, perché non dobbiamo far finta di niente e che le persone queer ormai siano al sicuro, perché è una bugia, però è bello a volte anche ascoltare storie di persone queer che hanno un happy ending e la cui queerness non è l'unica e principale caratteristica che li determina come individui, ma una delle caratteristiche della persona, tanto quanto essere biondi o bruni. Non lo so se mi sono spiegata, spero di sì. In conclusione vi chiedo davvero con tutto il cuore di recuperare questo film, perché non ve ne pentirete, in quanto vi arricchirà profondamente. E aggiungo, non me ne vogliate se per una volta metto da parte Disney, Pixar e Sony, che c'erano in passato e ci saranno sempre in categoria ogni anno, forse Sony no, però Disney sì, però vorrei tanto che vincesse Flea, perché invece un prodotto di questo tipo è più unico che raro e valorizzarlo con un Oscar significherebbe anche farlo arrivare maggiormente all'attenzione del pubblico e quindi farlo vedere a più persone. Voi che ne pensate? Bene Rockers, per oggi la chiudo qui, spero di avervi tenuto compagnia e di avervi fatto scoprire qualche nuovo titolo interessante da recuperare. Mi raccomando, non dimenticate di farmi sapere la vostra opinione su questi film e i vostri pronostici per gli Oscar. Se siete giunti fino a qui, e spero che ci siate, lasciatemi le emoji del film che avete preferito o che vi ispira di più. Quindi, per esempio, il tendone da circo per Nightmare Alley, le patatine del fast food, simbolo di ribellione e libertà per Spencer, la pizza per Licorice Pizza, perché il vinile non c'è tra le emoji, e la nave per Flea, per non dimenticare. Io vi saluto e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao!